Allora, con noi Alessandro Polita, una famiglia Polita, Iesi, conosciuta e rinomata per la passione motoristica delle due ruote. Alessandro in questo momento ha un grande successo, visti i risultati anche dell'anno scorso, che ci puoi dire tu stesso. Ma a parte l'anno scorso ci abbiamo avuto una sfiga terribile. Ah, l'anno precedente. L'anno precedente abbiamo portato a casa il titolo mondiale della Superstock, poi l'anno scorso l'approdo in Superbike, sempre con Suzuki del team Celani, però via, siamo stati un po' sfortunati perché pronti via a Qatar Australia siamo andati subito a punti, poi in Inghilterra c'è avuto un brutto incidente e sono stato fermo 8 mesi per un intervento alla spalla, ecco, adesso sto ritornando adesso, questa settimana siamo stati per i primi test con la nuova avventura che è Ducati in Spagna. Sembra sia andato tutto bene, era un test di rodaggio più che altro per le moto, la squadra, fisico, per vedere se reggeva tutto. Adesso sembra che va tutto a posto, iniziamo al meglio quest'altra settimana sempre in Spagna, quindi speriamo bene. Un grande passo Ducati, quindi un grande passo avanti, e noi siamo tutti con te, il cuore rosso. Ma io a dire la verità sono stato da 3-4 anni in Suzuki, però il mio cuore l'avevo lasciato in Ducati, perché l'approdo in Superbike, più che Superbike in Superstock, l'avevo fatto nel 2004 con Ducati, poi ero passato subito a fine stagione in Suzuki, però il cuore l'avevo lasciato lì, quindi è stato un ritorno di fiamma, ecco, speriamo ci porti tanta fortuna. Allora, una curiosità, così io indago un pochino, ma un pilota nella vita privata di che si occupa? Ma diciamo che è un paio d'anni, direi 3-4 anni che oramai faccio questo mestiere a livello professionistico, quindi più che altro curo tutto, dal fisico alla mente, quindi è un lavoro a tempo pieno, anche quando non stai in pista per i test, stai a casa che lavori per quello, quindi oramai faccio il pilota professionista, allenamenti, test e questo qui. Quindi inizia a essere difficile conciliare la vita privata con quella degli impegni sportivi? Diciamo che è sempre più difficile, a parte quei 3-4 amici veri che c'è da una vita, da quando sei piccolo, e quindi capiscono un po' com'è la vita mia, è dura, cioè è sempre differente dalla vita di uno sportivo da quella di un ragazzo di 22-23 anni normale, via, che studia. Rimanendo in tema di amicizia e simpatie, qual è il complimento più bello che ti è stato fatto da un tifoso o da una tifosa? Tifosa? Tifosi no, diciamo che sono abbastanza un pilota abbastanza carismatico, quindi dai, di complimenti ne ho ricevuti molti. Adesso uno in particolare non è che mi viene, però dai, ce ne sono molti. Una cosa invece che vorresti dimenticare nella carriera? Ma più che dimenticare, diciamo che ho tuttora un brutto ricordo, che è quello dell'anno scorso a Donington, purtroppo ci ha sconvolto un po' tutti i piani, ecco, perché un infortunio così per una cosa stupida, mi si è spezzato un manubrio a 260 all'ora, non è un bel ricordo, ecco, vai avanti, però non è stato facile, ecco. Lascia il segno per un po', magari a livello emotivo. Comunque tu c'hai una famiglia che ti segue, vi seguite un po', perché siete un po' tutti campioni, anche la sorella, ci vuoi parlare un po' anche di loro? Ma più che segue, spronano, quando non vai forte è peggio il lunedì dopo gara a casa, che cioè, trovi più una parola di conforto da un amico che è dentro casa, perché ti spronano più loro che tutto il resto, quindi no, diciamo che Alessia fa il campionato italiano europeo femminile, e anche lei vice campionessa europea l'anno scorso, quindi cioè, non è che posso parlare tanto, ma ieri c'avevo un problema o no, perché se lei va giù pesante, dice no, sei un fermo, quindi no, dai, anche lei, mamma oramai non ce la fa più, babbo ex pilota storico, quindi una famiglia da corsa. Benissimo. Chi è il più critico? Alessia, senza dubbio. Le donne. Alessia è un casino, insieme a mamma poi complottano il giorno, è pericolosissimo tutte e due. Benissimo, ti ringrazio e ci congediamo, se vuoi un saluto agli amici di Vallesina TV. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Grazie, ciao. Anche una domanda al papà Giancarlo, allora, due figli che corrono entrambi, grandi soddisfazioni, cosa puoi dire? Sono veramente soddisfatto, il lavoro è stato moltissimo perché praticamente l'ho fatto nascere nel mondo del motociclismo, ho fatto parecchi sforzi miei personali e con gli sponsor, però alla fine ho ottenuto dei bei risultati, abbiamo vinto il campionato del mondo con Alessandro, il campionato europeo con Alessia, e sono soddisfattissimo e speriamo che seguiamo così. Ancora una cosa, ha detto Alessandro che il dopo corsa in famiglia è dura perché arrivano le critiche, chi è il più rigido in fatto di critiche?
Sì, infatti è vero, a lunedì mattina a casa si parla solo di motociclette. Sì, dopo ci sono i dibattiti, si parla del più o del meno. La più critica? Ma non, dipende di cosa è il discorso. Dipende, quando corre Alessia, magari perché non ha vinto la gara, dice perché ho fatto delle cose, invece il fratello la pensa diversamente. E tutte queste cose così, tutte cose di famiglia. Alla fine la vince la passione per i motori in famiglia. Grazie per Valesina TV.